No, è proprio là, io voglio proprio. Non devi stare. Tre tocchi e poi andiamo al duello. Il portiere, ricordate? Francesco Monaco, Gianni Iurino e Leo De Bernardis ci presenteranno la loro clinic sui portieri. Ma oggi parlo sempre della tecnica di base, logicamente io faccio la categoria più bassa, quindi sulla tecnica di base, la coordinazione e la tecnica difensiva, che sono posture e spostamenti, e dopo faccio una copertura di spazio, lettura quindi della situazione uno contro uno, il cosiddetto duello. Pronti? Via! Corsa, proviamoci! Via! Andrea! Via! Rovi! Quindi propongo tutti questi gesti di padronanza e conoscenza delle traiettorie della palla. Vai, mettiti di là così loro guardano. Vieni. Io penso che voi li fate fare queste cose perché sono delle cose di base, sempre, queste età vanno riproposte sempre. Pronti? Via! Via! Bravo Giallo! Via! La testa, Andrea! Cambia adesso! Via! Andrea! Lasciateli liberi, ragazzi, fateli giocare per i fatti loro, dopodiché loro quando cominciano a fare le esercitazioni sono concentrati al 100%, questo è proprio un vissuto mio. Adesso andiamo, propongo un'esercitazione di tecnica difensiva e sono le posture e gli spostamenti. Avanti, dietro e parte. Vai. Giocala. Vai, riparti. Ok, vai dietro e riparti. Brava! Io invece vi illustrerò una delle sedute di forza che solitamente adopero nel mio mesociclo. Non è una seduta di forza importante perché insomma con i preparatori abbiamo l'ausilio anche della palestra in modo tale da poter aiutare i ragazzi nella crescita fisica con l'ausilio degli attrezzi in palestra, ma è una seduta con l'ausilio degli elastici che reputo soprattutto nelle fasce di cui mi occupo, fasce dei 99 e dei 2000, quindi parlo di allievi, noi abbiamo allievi regionali e allievi nazionali. Una seduta con gli elastici che al tempo stesso ha una buona dose di resistenza e quindi di forza. Basso, scusami, ti do la palla rasoterra. Ok? Laterale. Basso, laterale. Ti arresti sulla sagoma e giù a terra, su.
Presto. Sì. Raggiungi, sì. Stefano, tocca la sala. Esci con la scena. Eccedere con le ripetute. Manteniamoci sempre nell'ordine delle 5-6 battute per lato, grosso modo, anche sulle uscite frontali. Al massimo una decina. 5 a destra e 5 a sinistra, giusto per non esagerare troppo. Via, parti, su, spingi, devi arrivare sul cinesino. Forza, andiamo. Via, arriva sul cinesino, su. Arresti, vieni a contrasto, vieni la tieni, ti arresti, vieni a contrasto. Via. Vieni là, su. Ho il piacere di presentarvi il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra, che è Marco Onesti. Che ci ha... diamo a lui anche un grande in bocca al lupo. Grazie. Io invece porto il giro palla, che può sembrare una cosa molto semplice, però è diventato veramente importante nell'economia del gioco del calcio. Quindi il portiere deve saper giocare bene con i piedi. Quindi illustrerò delle esercitazioni molto semplici sul giro palla. E poi ci saranno delle esercitazioni sulle palle alte. Andrea. Ancora Andrea. Stefano. Ancora su con le mani. Uno e due. Dall'altra parte con l'altra gamba. E due. Altra parte. Lo stesso Andrea. Facciamo con i piedi. Vai. Due torte. Uno e due. Stesso discorso. Stefano! Via! Posizionate tutti e due, siamo all'ultimo momento. Voi due state più stretti davanti. Andrea! Via! Stefano! Attento che è pericoloso. Via! Uno e due.